Comunque, vabbè, adesso vedremo Comunque è perché stata una domani. partita veramente brutta, Sì. quella contro i turchi, abbiamo rischiato di nuovo Brutta, è di stata anche una perdere. partita E passabile io su contro il questo, Chievo, a l'unica Verona. cosa che io non sono d'accordo con il nostro allenatore è questa, che secondo me tu devi andare a giocare le partite per vincerle con Sì. gli 11 giocatori migliori che tu hai. Poi, dopo, una volta che hai vinto, che sei qualificato. La stessa cosa è successa in Champions League. Abbiamo perso la partita perché facevamo il turnover, perché ci presentavamo a giocare convinti di vincere e invece abbiamo buscato e ci hanno fatto fuori dalla Champions League. Allora io se voglio vincere la Champions League, prima mi qualifico Ma non o mi farmi. metto nella posizione di Sì. qualificarmi, dopodiché faccio giocare le seconde Ma non linee. farmi ricordare un brutto episodio, Lo perché so, poi dopo ce la dicono. Ce però è l'hai solo così. con Isla. Ma noi dove abbiamo perso la Coppa? No, la qualificazione contro il Galatasaray. Certo. Dopo il 2-1 dove era Isla? Ve lo ricordate? Era a Sì, metà campo. a Farfalla. Era a metà Non che campo. doveva rientrare, invece era lì che Era a metà camminava. campo. Non so. Cioè, questo qua, Vabbè, ce la siamo persa. ce la siamo persi quella lì, quella Sì, partita. poi vabbè, Assolutamente. diciamo che non è andata bene a Copenaghen, insomma, tante scelte Abbiamo perso delle sbagliate, tante partite cose. Sì, stupide, proprio in modo. stupide, che se Sì. ci fossimo presentati con gli 11 titolari, probabilmente da Ma noi quest'ora andavamo saremmo ancora in Champions League. a Istanbul con 4 punti in più. Esatto, è quello Esatto. che dico Quello è il io. discorso. Prima Quindi, vinci, dopodiché fai giocare le seconde linee. Esatto, però quello è un errore, come è stato un errore la Coppa Italia, quello l'abbiamo detto con l'ospite che abbiamo avuto Stessa le cosa, scorse identica puntate. cosa, ci siamo di nuovo presentati con la squadretta della seconda Esatto, squadra e l'abbiamo di nuovo buscato. Ma esattamente. secondo me è una mia idea, lui ha capito che non riusciva a fare su 3 fronti con quei giocatori lì, questa è una mia Sì, idea. ma non sei l'unico che lo dice, Sì, però però. per fare quel lavoro lì devi avere i giocatori. Allora devi avere le seconde linee che sono altrettanto bravi come le prime. Esatto. Se non li hai, non puoi Ma dato farlo. che tu vai a fare le partite con il nostro presidente, diglielo che allarghi un po' il portafoglio, allora sì, è quello il Ma tu discorso. pensi che sia il Non è colpa di presidente? Conte, eh? Vabbè, io non Più credo che il che il presidente, presidente, esatto, penso che penso che sia sia la proprietà. Conte. No, ma anche la proprietà, perché lui, vabbè, è il presidente, però, insomma, no? La IFIL, eccetera, eccetera. Comunque, io ho sentito voci che il prossimo anno abbiamo dei buoni acquisti, eh? Arriverà qualcuno, Beh, eh? soprattutto se Ci sono venderemo come. anche le voci che Conte rimane, che Conte non rimane. Sono Vero. più quelle che non rimane. Diciamo che se venderemo Pogba, soldi ne arriveranno. Perché Assolutamente. non lo vendono per un tozzo di pane. Se lo vendono per tanti, tanti, tanti milioni. A quel punto, Sì, non ma ci dico che sono. non ti rifai la Ho squadra, ma. sentito parlare di Verratti, di Appunto. Nani, cioè sono signori giocatori che se per caso arrivassero da noi, beh no. Secondo me non abbiamo bisogno di Verratti. Non No, abbiamo no, bisogno no. di Come Verratti. sai, Pirlo non è Ragazzi, eterno, guardate che Pirlo ha la sua età, Sì, no. bisogna anche pensare al futuro. Le castagne dal fuoco attualmente lì gliele toglie sempre via Ibrahimovic, Il attenzione. turnover che potrà fare il prossimo anno in Coppa dei Campioni con un Verratti e Pirlo, quello è un turnover giusto. Allora mi levi Pirlo, mi metti Verratti e andiamo avanti, andiamo a vincere. Va bene.